Bentornato nel mio canale YouTube. Ti auguro una giornata favolosa. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per chiarimenti. Oggi è mercoledì 14 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Sagittario. Luna capricciosa, ma il lavoro tiene. Che muso lungo oggi la luna e ve lo dimostra guardandovi di traverso, alta nel cielo in quadratura, subito chiaro il messaggio, le storie di cuore, che tra l'altro vanno benone, lasciatele dove sono per concentrarvi esclusivamente sul lavoro. Per portare a termine la quantità di impegni in agenda e guardare alle ferie con occhio sereno, urge subito darsi una mossa e sfoderare la grinta necessaria per concludere presto e bene la maggior parte delle incombenze. In vostro aiuto l'intuito, con Mercurio ipersensibile dimostrate di avere buon fiuto, non solo per risolvere problemi lavorativi intricati ma anche per decidere investimenti, mettendovi al riparo dal ribaltone finanziario paventato dagli economisti. Il caos, la confusione e l'indecisione governa ora la vostra vita e le vostre cose. Insicurezze da cui sarà difficile liberarsi. Crisi evidente in atto che sta per nascere, affievolimento di forze ed energie utili per il superamento di evidenti crisi. Si addensano nubi sulle coppie, tormenti di gelosia, dubbi, incertezze, incapacità ad amare. I single possono attraversare crisi profonde e consistenti durante le quali tenderanno ad isolarsi. Mettere mano al portafogli non è il vostro forte, purtroppo oggi i nati di mercoledì e venerdì dovranno farlo. La calma è la virtù dei forti e non a caso voi lo siete, quindi calma e cercate di ascoltare più che di dire la vostra. Oggi vi mancherà la pazienza e la calma, vi sentirete stranamente nervosi e insofferenti a molte persone e a certe situazioni. Fate in modo da non far degenerare alcune situazioni. Se vi state accorgendo che lavorate tanto e guadagnate poco, chiedetevi se non avreste nemmeno quel poco. Quindi non lamentatevi eccessivamente in questo periodo, potrebbe arrivare a orecchi indiscreti se state cercando qualcosa tra vecchie email o vecchi messaggi. Ricordate che l'importante è trovare quelli giusti e non perdersi nel mare dei ricordi. Oggi una canzone potrebbe farvi tornare alla mente una persona per la quale avete tenuto tantissimo. Attimi di tristezza vi assorbiranno. Non lasciate però che l'intera giornata sia condizionata da questo. Oggi alcuni avrebbero bisogno di staccare la spina, bisognerebbe concedersi un periodo di riposo e lontano dallo stress. I nati di mercoledì sentiranno in modo più pressante questa necessità. Oggi riponete le vostre speranze solo in voi stessi, lottate e mostratevi all'altezza di ogni situazione. Non solo servirà a riconquistare la giusta fiducia in voi stessi ma vi conquisterà stima e fiducia negli altri. Fate uno sforzo oggi per portare a termine qualcosa che avete iniziato da poco, è importante per voi e per le vostre aspirazioni. Non lasciate nulla al caso. È il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa, perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le parole. I single troveranno un grande abbraccio, un sentimento o comunque vedranno aprirsi prospettive molto interessanti. Al lavoro potreste dare un tocco di classe o l'ambiente, a scuola potreste proporre un progetto entusiasmante da fare insieme ai vostri amici. Cominciano a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche. Configurazione di metà luglio che vede per voi oggi diversi pianeti disposti in angolo molto benefico. Saturno e Marte, tanto per incominciare, dall'amico Acquario e dal caloroso e vitale Leone, si legano felicemente al vostro segno. Sarete invitati ad eventi mondani particolarmente brillanti e prestigiosi e a ricevimenti tra amici. I vostri interessi culturali e artistici potranno quest'oggi essere pienamente soddisfatti, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 28 di novembre al 7 di dicembre. Esibite un fitness perfetto e vi conquistate un'immagine smagliante, invece se appartenete alla terza decade del Sagittario. Questa è per voi una giornata nella quale sarete un po' nervosi e irascibili. Cercate di mantenere la calma per non litigare inutilmente con le persone che vi circondano. Scaricate la tensione, magari facendo un po' di sport o qualche lunga passeggiata. Avete bisogno di staccare la spina.
Per il segno del Sagittario questa è una giornata in cui sarà meglio rimandare le discussioni. Attenzione a un po' di confusione nell'aria e sul lavoro potrebbero esserci problemi economici e battibecchi con collaboratori. Preventivamente, avete dato delle informazioni ad alcuni colleghi, in modo tale che potessero essere pronti, nel momento in cui avreste dovuto collaborare. Seppur sia una grande idea, ci sono anche degli aspetti negativi che oggi scoprirete. Ad ogni conto, non perdete la speranza nel prossimo per così poco. Potete tranquillamente affrontare la cosa parlandone e discutendone. Alla fine capirete se avete commesso un errore, oppure se la vostra è stata una mossa geniale. Giornata produttiva come piace alla Luna in Vergine, segno del lavoro e del dovere, nella vostra sesta casa, settore oroscopico che, in linea con il sesto segno, ne riecheggia le tematiche. Non solo per la gloria però, sgobbate anche per la pecunia, interpretata da Urano che vi fa guadagnare ma anche spendere. Risultati, conti in pareggio. Giusto riposo dopo la fatica, promesso da Mercurio in quadratura, la sera di colpo vi sentite spappolati e apprezzate con gratitudine la pace della vostra cassetta. Amore ed Eros, in famiglia si discute sui vostri eccessivi impegni di lavoro che vi lasciano poco tempo libero da dedicare a voi stessi e ai vostri cari. Per fortuna il quattro zampe non parla e vi fa solo grandi feste dimostrandovi con il suo linguaggio tutto il suo affetto incondizionato e pienamente ricambiato. I single del segno sono avvertiti, si preannunciano giornate di conquiste e passione che vi faranno sentire molto più giovani di quanto reciti la carta d'identità. Attenti solo a non scatenare gelosie. La luna imbronciata nel segno della Vergine vi porta a confrontarvi e fare completa chiarezza su ogni situazione lasciata aperta o in sospeso con la vostra dolce metà. In serata, un bel TE con accento circonflesso TE e con accento circonflesso TE ristabilisce una completa armonia nella vostra coppia. Lavoro e denaro, conclude la giornata come succede spesso nei primi giorni della settimana, con un grosso carico di incombenze da portare avanti. A rallegrarvi la prospettiva delle ferie ormai prossime, che vi mette il turbo al cervello e alle mani, in poche ore realizzate quello che di norma richiede una giornata. Siete lucidi e pronti, con soluzioni geniali per contratti complicati. Siete molto accattivanti, il potere di convinzione vi aiuta in tutti i campi. Buoni guadagni grazie ad accordi stipulati, anche per chi lavora su provvigione. Un atteggiamento un po' distaccato di un vostro capo vi lascia aperti dei dubbi, specie se appartenete alla prima decade sagittariana. Per fortuna un colloquio, avvenuto in seguito con un collega più esperto ed anziano, vi aiuta a minimizzare ogni malumore e eventuali perplessità. Saturno nel segno dell'Acquario vostro amico e se siete nati nella seconda decade, vi infonde razionalità logica. Benessere, in perfetta forma perché vi curate, badate a quel che mettete nel piatto e anche nei momenti di relax e pigrizia cercate di mantenere un minimo di moto. Intestino un po' pigro e ribelle in questa giornata turbinante, per incoraggiarlo nelle sue mansioni kiwi, papaya, spinaci e un buon minestrone di verdura e cereali, ottimo anche in piena estate purché servito freddo. Lo yoga è un esercizio ideale per rafforzare l'intero corpo, per tonificare i muscoli e per mantenere la flessibilità. Una pratica regolare di yoga può farti risparmiare tempo e denaro in futuro e supportare notevolmente il tuo benessere quotidiano. Misure preventive come questa sono una necessità, non un lusso. Per lei, novità sul lavoro ma è inutile agitarsi, prima di andare in crisi pensando di aver perso il posto state ad ascoltare con attenzione quel che succede, un cambio di proprietà e di ragione sociale non significa necessariamente licenziamento. Non nel vostro caso almeno, sentitevi in una botte di ferro. Per lui, il vostro micio è il solito dispettoso, ormai lo dovreste sapere e non disperarvi, anche stavolta è rimasto chiuso in un box o in una cantina, si fa cercare per giorni, salvo poi riapparire magro e affamato. Ma vivo. Colore delle emozioni, verde pistacchio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali.
Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.